Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con la parte numero 8 del let's play di dell'arc di Halloween di Earthbound. Ho fatto quel combattimento che mi ci voleva per far salire di livello anche Jeff. Siamo tutti carichi, l'abbiamo salvato, quindi wow. Mi sa che questo qui è una host che c'è veramente su Earthbound. Non so se è modificata, ma mi sa di no, mi sa che è proprio così. Questo, sì, me lo ricordo, sto posto. Oh, eccolo qui il distruttore di fase. Quando il distruttore di fase fu completato, ero completamente in estasi. Cosa sei stato io? Avrei fatto qualcosa di utile. Qualcosa di incredibilmente utile. Sei stato in grado finalmente di dimostrare il mio valore al mondo, a mio figlio, a mia moglie. Sì, ero eccitato oltre misura. Ma avevo anche molta paura. Nessuno aveva mai provato a viaggiare nel tempo prima d'ora. C'erano cose che nessuno avrebbe potuto prevedere. Sono in corso. Sono. Ho trovato un pensiero orribile mentre arrivavo nell'ultima fase del progetto. Le forme di vita vengono demolite nei processi spazio-temporali. Dovevo trasformare mio figlio in un robot. Dovevo trasformare i suoi amici in robot. C'era qualcosa di rilassante nel aprirli con uno scalpello. Hanno la stessa carne e le stesse ossa mie. Hanno lo stesso sangue, lo stesso cuore. Sai, non sono neanche un vero dottore. Solo. In qualche modo sono riuscito a finire di operarli. Poi sono entrati in distruttore di fase. La loro volontà di salvare il mondo era assoluta. Avrebbero combattuto il male più grande. Per qualche ragione avevano meno paura di quanto ne avessi io. All'epoca non sapevo neanche io perché avevo così paura. Ora lo so perché. Quella macchina era una trappola mortale. Fa tutta che paura, onestamente, questa. Cazzo, non ho visto cosa fa Wojciech Sigma, però. Vabbè, attacca e basta. Tu fai. Prova a congelare. E tu spari. Non fa molto, eh. Cazzo, hanno uno scudo che deflette cosi fisici. Merda. Questo è un problema. E anche i poteri psichici d'attacco. Ok. Proviamo a far così allora. Rifletta che. Oh, posso spiare per vedere quali sono i suoi punti deboli. Attacco, 25 di difesa, basta. Ouch. Vabbè. Ci distrugge sto qua. No, il tuono no. Congelami. Abbiamo solo il mana per il tuono, però è vero, cazzo. Vediamo se riflette anche questo, non dovrebbe. Minchia! Ma su che così tanti? Vabbè. Boom. Prima di morire ha fatto una cosa inutile, vabbè. Pola. Hai qualcosa da mangiare? No. Tantissimo. Ok.
Dubito che la vinca onestamente ormai. 5 punti psichici. Bello, gli abbiamo riflesso il coso. Ah cazzo, però è caduto lo scudo a Jeff. Niente, non puoi permetterti di rimetterlo, cioè non puoi più per farlo. Magari riesco a buttarlo giù a colpi di HP sucker. Paolo muore. E Jeff praticamente. Sarà Jeff a salvare suo padre. Minchia. Dai, su. Cazzo, ma si sto assorbendo questo... Porca puttana, quanti HP aveva? Su ne aveva più di 500-600, sicuro. Minchia, però. Exp se la prende tutta lui. Due livelli. Minchia, quanta Exp che hanno missato però Varric e Paola, eh. Questo è un gran dispiacere. Però, oh, Jeff che salva suo padre praticamente da solo. Varric non ha fatto un cazzo. Paola l'ha fatto, però... Wow. Ma questo è il luogo dove si trova Gygax, Sorbound. Dopo che sono entrati nella macchina, non sono più tornati. Ore dopo, i scagnozzi di Gygax hanno smesso di farsi vedere. Gygax era morto. Ma dove erano loro? Perché non sono tornati? Col mio orrore, ho realizzato che il metodo che avevo usato per mandarli nel passato... Non avrebbe funzionato per rimandarli nel futuro. Anni fa erano già arrivati nel passato. Anni fa sono già morti. Li ho uccisi io. Ho ucciso il mio unico figlio. Ho ucciso gli amici di mio figlio. Non c'è abbastanza zixonite per un'altra macchina del tempo. E non ho mai fatto niente di buono nella mia intera vita. Ho speso tutto il mio tempo preoccupato con gli stupidi progetti di Dungeon Man. Ho cercato di trasformare uova bollite in uova raw. Cioè, sì, beh. Ho persino creato una macchina di revitalizzazione istantanea. Sembrava che potesse essere utile, ma costa troppo per essere prodotta in massa. Ho una capsula fortemente impenetrabile, ma non ne puoi mai uscire. E questo è un rimando a Mother 3. Geniale, geniale. Ho solo creato cose inutili. Cose che si rompono e vanno a fuoco. Se mi chiedi di seguire i tuoi sogni, morirai. E se non dovessi morire, verrai intrappolato in qualche palma? Sanno di dire? Che... come si dice? Che senso ha vivere in un mondo del genere? Dopo che realizzai che li avevo uccisi, sono stato pervaso dal dolore. Io ho creato un esercito di mostri e li ho lasciati andare. Tutto, qualunque cosa che fosse interessante o importante in questo mondo, l'ho già distrutta in maniera inceremoniosa. Ora aspetto qui, nascondendomi nel mare dell'Ive. I'm becoming warp, non so cosa vuol dire. Ogni momento che aspetto qui, Magicant mi trascina giù. Guardati intorno. Che posto è questo? Non me lo ricordo. Ho paura. Ho paura di questo. Cioè, ne ho paura. Aiutami, ho bisogno di coraggio. Ho bisogno. Ascolta, io sono il coraggio. Quando abbiamo sconfitto Gygax, il futuro si è diviso in twain. In un futuro, Gygax è stato sempre sconfitto, perché ne abbiamo sconfitto nel passato. Nell'altro futuro, la sconfitta di Gygax è nuova. La tecnologia di Gygax gli ha permesso di invadere ogni spazio e tempo contemporaneamente. Questo include anche... quelle nelle quali lui era già stato sconfitto.
Quando abbiamo distrutto Gygax, le nostre anime hanno cercato i nostri corpi. Ma siamo ritornati nel nuovo futuro che noi avevamo creato. Non il vecchio, quello vecchio in cui siamo stati mandati. Dottor Andronaz ci ha aspettato per sempre, il nostro ritorno, ma è impossibile. La quantità di Zexonite mondiale è finita. Siamo vivi, ma importa davvero in questo universo? Tutto ciò che possiamo fare ora è fermare questo vecchio dalla pazzia. Barik, ora, nel mare dell'Iv. Qui ci sono tipo due linee temporali. Una che è quella in cui è finito Earthbound, il finale canonico di Earthbound. E l'altra in cui Gygax è comunque stato sconfitto, però nel presente. E in quella linea temporale lui è riuscito a invadere l'altra linea temporale. È una cosa molto complicata. Penso di averla capita, però. Ok, adesso abbiamo anche Pu. Lui dovrebbe avere un incantesimo che cura. Yeah, life up. Freeze, lightning. Barriera. È come lo scudo, soltanto che riflette cose fisiche che psichiche. E come arma dovrebbe avere... Niente. Non ha equipaggiamenti. Cazzo. Mi aspettavo l'equipaggiamento di re. Il piccolo rubino e la bottiglia d'acqua. Cosa faceva? Sono oggetti che esistevano anche sul bond, ma non mi ricordo cosa faceva il piccolo rubino. Ah, niente, semplicemente solo 20 di dambotto, a quanto pare. Bottiglia d'acqua ti dà pipì, sì. Oh, comunque, il risucchiatore di punti vita ci ha carriato sta partita. Chissà se... possiamo dare... No, non puoi equipaggiarlo, vabbè. Pazienza. Telefono. Dai, ma senza armi e armature inutile più. A questo livello, poi. Cioè, enorme svantaggio rispetto agli altri. Cioè, se non sbaglio, su Earthbound, Pooh aveva una sola arma e una sola, un solo tipo di equipaggiamento per ogni slot. Però compensava col fatto che avere delle statistiche di base abbastanza alte, se non ricordo male. Penso che dovrei andare a comprare le cose, le cose da mangiare. Ah. Devo andare a pregare. Palle. Quanto siamo? 13 minuti. Sì. Vado a prelevare tutto. Vado a risuscitare la gente. Che è una cosa che noi diciamo quotidianamente. No, non lo so qui per salvare, aspetta. Ok. Mi spiace che non abbia fatto una sprite per la versione angelica di Varric. Cioè, è stupido. Ah, ridà anche tutti i punti psichici? È una cosa che sorbound, mi sa di no. Forse sì, non mi ricordo. Vabbè, ok, comunque. Io direi andare a comprare e poi andare al mare dell'Iv. Ok. Allora... Ma Cocoon Pizza? Vediamo cosa fa. Semplicemente che ti dà vita e basta, no? Ah, tutti i personaggi. Quindi le pizze danno vita a tutti i personaggi. Abbiamo capito. Ok. Penso che... compro un bel po' di roba e poi... Cioè, ma nel frattempo taglio, perché ci vuole veramente tanto tempo.
Ok ragazzi, ho fatto un'enorme scorta di cibo, quindi ora sono pronto a partire l'avventura, ho anche salvato di nuovo, quindi sono completamente a posto. Presi di sorpresa. Vabbè, adesso è pure inutile. Ma io mi aspetto di trovare delle cose da equipaggiargli. Cioè, sì, sicuro, sennò non ha senso. Eh no. Questo non si fa. Minchia, 18. Sì, vabbè, ma i costi di mana. Ma stiamo scherzando, vero? Sì, stiamo scherzando. 18 per una cura. Presa per il culo. 18 punti psichici per una cura. Dai. Cioè, le posso curare una o due volte, poi buona. Minchia, 20 HP? Un culo. Però d'altro canto va curata, sennò muore questa. Attacco la fiamma, dai. Forse non è necessario. Una tazza di cocoa? No, aspetta, qui non è tazza. Vabbè, comunque sì. Ah, è un... un condimento, vuol dire che se tu mangi qualcosa, usi automaticamente anche quello e ti migliora la cura, ok? Gel per capelli? Se mi dice questo è l'equipaggiamento difensivo di Pooh, non ci credo. Non ci credo. Cosa? Guardate che se sto prendendo il fuoco, secondo me si può anche buttare. Prova a darla a Varric. Vabbè. Però sono troppo curioso di vedere se può equipaggiarlo più. Secondo me no. Però se può farlo veramente. Cosa? Ah vabbè, meglio togli difesa, ok. Può questa cosa qua, che se equipaggia una cosa che non è fatta apposta per lui, gli toglie statistica anziché dargliela. Ok. Allora sì. E invece il cappello che avevi prima, dallo a qualcun altro, no? A chi lo diamo? A Paola, sicuro, sicuro. Dov'è? Ma cosa? Perché? Minchia, il fiocco è così forte? Allora, niente. Ness! Ehi, me! Ho trovato il cappello che ho perso. Cosa? Chi sono io? Chi sei tu? Non sei me? No, tu sei... Oh, Ness... Intanto mi arrivano messaggi. No, aspetta. Prova a fare Mirror. Mirror che ti dà la possibilità di trasformarti in un nemico. Però non funziona quasi mai. Vabbè. Ok.
Ce l'ha fatta. Adesso non dovremo più comandarlo noi, ma potrà fare le cose che fanno questi nemici. Ovviamente solo per questa battaglia. Ok. Minchia. Penso che terminerò fra poco la parte comunque qua. Aia. Ci danno pochissima exp questi mostri però. Lì c'è un regalo però. Cioè io sto rompendo il cazzo. Ecco. Vabbè. Dai, finiamolo in fretta. Dopo che vado a prendere quel regalo mi sa che chiudo la porta. Su. Vabbè, ma sta doggiando tutto. Oh, finalmente. Ha doggiato praticamente questi, tutti gli attacchi di questo combattimento. Già che ci sei. Dai, ultimo combattimento di questo video. Boom. Palle, pure quello che ha più bisogno di tutti i livelli. La spada di Re. Allora c'è l'equipaggiamento di Pooh. Boh, ma adesso sì che fai danni, cazzo. Vabbè, teniamo qui la parte numero... cos'è, la 8 del Let's Play di dell'Hack Dialoghi di Earthbound. Se vi è piaciuto il canale, poi c'è un salto in video, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.